Benvenuti alla 57esima parte di Final Fantasy Tactics Advance. Allora, la missione di oggi è il vagabondo. È una missione un po' difficile. O almeno io mi ricordo che è abbastanza difficile. Poi vabbè, ho tre totemi, totema pronti. Non so se si dice totemi al plurale, ma penso di no. Vabbè, non lo so. È qui, vero? Sì. E il motivo per cui è difficile è per lui. Anzi, per loro, perché ce n'è più di uno. Che devo portare i più forti. Questi sono i Tomberry. Per chi ha giocato ad altri giochi, ad altre della serie di Final Fantasy, magari li riconoscete. Neville non c'è. Ah già, è vero, in missione. Anche Lini. Arturo! Vieni con noi! Fai da esca! Guarda come cammina! Aspetta! Tu sei l'assassino! Oh, l'hai capito da come cammina? Wow! Detective alla riscossa! Selkar! Vedete, non si muovono molto, sono lenti, ma vedrete appena inizia lo scontro. Che livello sono? 19. Ok, non sono nemmeno di livello così alto. Il fatto che sono lenti, se riesco a eliminarli uno a uno prima che si avvicinino. A contrattacco per caso? No, non mi contrattacca, perfetto. Ardyn, il colpo di... Ah già, è vero. Devo controllare le legal card. Accerchiamento, magia, color. Fuck! E l'accerchiamento. Mi ricordo nemmeno cosa viene considerato accerchiamento. Folata d'aria. Ok, vedo se riesco a sconfiggerlo. Dai, Ardyn. Ok, uno in meno. Livello 20. No, sono aumentato abbastanza di livello da farla senza troppi problemi, forse. Il boss, devo occuparmi di lui. Poche chance di colpirlo, dannazione. Vabbè, ci provo. Oh, l'ho colpito, io ho fatto un critico. Yeah. Questo si chiama culo. Montblanc, stai qua. Magia color, quindi anche la magia bianca off limits. Dannazione, odio, è una delle cose che odio di più, la legge sulla magia color. Perché limita un casino. C'è la legge sull'attacco, ma non è un problema. Si possono benissimo usare le tecniche al posto degli attacchi. Ma quando ti limitano la magia color, i maghi diventano inutili. Tangarol. Ci facciamo un tango. Ora vediamo. Guardate cosa fa. Fa un sacco di danno. Vabbè, questa non è una tecnica che uccide, perché riduce gli HP a 9 decimi. Ma hanno anche una tecnica che fa 999 di danno, se non ricordo male. Sì, eccola! Ed è al 100%, naturalmente, di possibilità di colpire. Anche da davanti, eh? Cioè, avete visto? Ah, quindi possono massacrarmi in poco tempo. Ok, posso eliminarlo. Bene, uno in meno. E questo è il boss. Uff! Ok. Ce l'ho fatta. Per un attimo avevo detto no! Ha schivato! E non parla. Beh, sono mostri, è normale. Ardyn! Da qui!
usa... Beh, sempre folata d'aria. Questa parecchia vita, vabbè, non dovrebbe essere un problema. Ho abbastanza personaggi da gestirlo. Vai, Mont Blanc. Dagli un pugno. Ha funzionato. Ora togliti. Oh, cacchio. Mira d'Arturo. Mira d'Arturo, l'ho portato per questo. Dannazione. Ma di nuovo questa tecnica sta usando. Wow. Che fortuna. Questa è come Antima, non può mai uccidere. Cacchio, non ci arrivo. Metti qua. Oggi è vero che infermiere cura anche l'unità di fianco. Quindi avrei potuto curare Mont Blanc. Ma vabbè. Fa niente. Chi tocca? Arturo! Colpiscilo! Bravo Arturo! Oh, level up di Arturo, ok. Ora togliti da qui. A chi tocca? Ok, Oliver. Poni fine a questo scontro. Basta un colpo. Ah, bene, missione compiuta. Non è stato così difficile, per fortuna. Oh, è resuscitato. Lasceremo il resto ai giudici. Ottima idea. Ce n'è uno qui di fianco. Peccato, perché non ci ha aiutato se questi erano criminali? Non poteva spedirli in prigione lo stesso? Non mi ricordo, i mostri devono seguire... Sì, i mostri devono seguire... le leggi. Perché Adramelech era limitatissimo durante la sua battaglia. Stop e veleno, no grazie. Bene, ci vediamo con la prossima parte di Final Fantasy Tactics Advance. Ciao a tutti!